Un atto di buona volontà che, come ammette lo stesso Luca Zaia, non cambia una realtà fatta di imprese venete tentate dall'espatriare, ma almeno ora non c'è più un ente ufficiale come l'Agenzia di Promozione della Carinzia che manda inviti altrettanto ufficiali alle nostre aziende per convincerle a trasferirsi in territorio austriaco e godere di un trattamento fiscale decisamente vantaggioso. La forma, insomma, è salva. Il governatore carinziano Peter Kaiser, giunto in Laguna per stringere nuove intese nell'ambito dell'Euregio, non definisce però il passo indietro una sorta di accordo fra gentiluomini. Era piuttosto una convinzione della nostra politica, perché siamo convinti che possiamo raggiungere il più grande successo, mettere assieme le cose che stanno assieme, tipo i finanziamenti europei con i finanziamenti nazionali e regionali, e metterli dove il fondo può poi utilizzare in modo sostenibile. Era una decisione come spetta a tutte le politiche dell'economia moderna a livello internazionale. Quante sono, chiediamo al governatore Kaiser, le aziende venete già trasferite in Carinzia? Chiaramente per me come presidente della Carinzia sono sempre troppo poche, come sono troppo poche carinziani che hanno le imprese in Veneto. Però se noi facciamo bene il nostro compito e il nostro approccio politico transfrontaliero strategico, allora raggiungiamo assieme un successo. Altro tema importante del vertice veneziano, la prosecuzione delle opere per la realizzazione del corridoio Baltico-Adriatico, estremamente connesso alla portualità che invece da noi non sempre unisce Veneto e Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo dato l'ultimo incarico adesso per fare il trasfori. Il lavoro dovrebbe essere compiuto 2024. E abbiamo ancora abbastanza tempo per aggiustare tutte le cose che sono da aggiustare, strumenti, percorsi, eccetera, e anche di approfondire tutte le relazioni commerciali che sono utili lungo questa asse, soprattutto per quanto riguarda il collegamento con i porti Veneto, Trieste e anche la parte slovena.